Noise Reduction Studios. È la mattina del 15 novembre del 2000, sulla tua strada Torino-Savona, all'altezza di Fossano, c'è una Fiat Croma accostata alla spalletta laterale di un viadotto che si staglia per 80 metri sul greto del fiume Stura. La macchina sembra incustodita, ha i fari accesi, lo sportello aperto e al suo interno un bastone e delle sigarette. Ad accorgersi per primo dell'auto abbandonata è un operatore del servizio stradale che accosta, si sporge oltre la spalletta e vede un corpo inerme 80 metri più giù. Capisce che il proprietario della Croma si è suicidato lasciandosi cadere nel vuoto. Torna all'auto e trova una patente nel cruscotto. La apre e resta sbalordito quando scopre che il documento è a nome di Edoardo Agnelli, il figlio di Gianni Agnelli, l'avvocato, il magnate dell'automobile, l'uomo più ricco e potente del paese. Questa è la storia di Edoardo, di un erede mancato, un uomo destinato ad avere tutto e non afferrare niente. Questa è la storia della sua sconfitta. Gli Sconfitti è un podcast originale di Noise Reduction Studios, scritto da Alessio Cuffaro con la regia di Igor Mendolia. Le voci che si alternano sono di Alessio Cuffaro e di Igor Mendolia. Oggi raccontiamo la storia di uno sconfitto e, come sempre capita quando si racconta la storia di chi perde, raccontiamo la storia di un progetto che non è arrivato a buon fine, di qualcuno che ha provato a raggiungere una meta che sembrava inarrivabile, la storia di un sogno che non si è realizzato e che quindi continua a mordere e a stimolarci. Sì, perché i successi degli altri sono inservibili, al massimo possono destare invidia, ma i fallimenti sono fecondi, perché non scalfiscono il progetto. Si possono sognare solo i desideri che non si sono ancora avverati. Ci sono vite che si lasciano raccontare con grande facilità, come se il naturale svolgersi degli eventi che compongono la vita di un individuo seguisse senza sforzo o artificio le regole del racconto, le astuzie dei grandi narratori. E al contrario ci sono vite recalcitranti, che non cedono alla loro sistematizzazione, che non si lasciano raccontare senza opporre resistenza. Questo è il caso della vita di Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato Agnelli, l'erede dell'impero Fiat. Raccontare Edoardo significa liberare l'uomo da tutto ciò che è stato sovrapposto alla sua vicenda. Le teorie del complotto antislamico, le teorie della congiura di famiglia, le analisi balistiche e i libri inchiesta. Come in una bottega di scultura rinascimentale, quello che dobbiamo fare è allora togliere dalla pietra tutto il superfluo, scagliare via il sospetto, il sensazionalismo, il gossip, l'intrigo, per arrivare all'unica cosa che qui ci interessa. L'uomo, Edoardo, il suo desiderio e la sua sconfitta. Edoardo Agnelli nasce a New York nel 1954, primogenito di Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, che insieme compongono quello che per l'Italia di allora era la cosa più vicina possibile a una famiglia reale, alla coppia dei sogni. Gli Agnelli non sono solo ricchi, incarnano un paese che è nel pieno della sua rinascita economica, nel flusso di quel boom industriale che vedeva nella Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, il traino di un grande impianto produttivo in fermento. E soprattutto il padre, Gianni, chiamato da tutti l'avvocato per gli studi in legge, seppure come ovvio non abbia mai praticato la professione, a incarnare il sogno italiano. Gianni è un bell'uomo, è un playboy, è poliglotta, è amico dei Kennedy, ha avuto donne bellissime come Anita Ekberg e donne che gli hanno aperto porte importanti, come l'ex nuora di Winston Churchill.
ha classe, è colto, è proprietario di una grande squadra di calcio, la Juventus, e poi è il mix perfetto dello stile italiano e della malizia mediterranea. È nel cono di questa immensa ombra generata dal padre che tocca ad Edoardo cercare di prendere un po' di luce. Se dell'avvocato da giovane sappiamo tanto, al contrario si sa pochissimo di Edoardo. A dispetto della loro grande mondanità e notorietà, per gli Agnelli è sempre stato importante mantenere le apparenze, governare con i propri mezzi di stampa e con l'influenza sugli altri ciò che veniva detto sul loro conto e sui loro figli. Sappiamo che Edoardo e la sorella Margherita frequentavano le scuole pubbliche e in particolare che Edoardo frequentava il Dazeglio a Torino, un liceo classico statale, per quanto si tratti del più blasonato della città. Successivamente Edoardo frequenta l'Atlantic College nel Regno Unito e poi l'Università di Princeton negli Stati Uniti. Ed è proprio qui, negli studi di Edoardo, che troviamo la prima chiave della sua diversità. Non studia ingegneria, come ci si aspetterebbe dall'erede di un grande impero industriale. No, Edoardo si laurea in storia delle religioni. È un teologo. Edoardo non è l'Agnelli che serve alla famiglia Agnelli. Tutti i familiari intervistati negli anni lo definiscono nella stessa identica maniera. Un ragazzo fragile, un intellettuale, una persona con una grande spiritualità. Persino la fisicità di Edoardo tradisce la sua alterità dal padre. È alto, ma non è possente. A vederlo in certi filmati o in alcune foto sembra quasi che basti un colpo di vento improvviso a violare il suo baricentro. È bello Edoardo, ma è bello di una bellezza fragile, molto più simile alla madre, a Marella, con la sua grazia e quel collo così lungo e sinuoso, che non ha la schiena dritta e il petto tronfio del padre. Edoardo è intrinsecamente diverso da come dovrebbe essere. Lo è nel corpo e lo è nel modo di vivere. Se gli amori del padre sono tanti e tali da renderne impossibile l'elenco, di Edoardo non si sa praticamente nulla. È l'erede naturale di una fortuna immensa e questo normalmente dovrebbe accendere i riflettori del gossip sullo scapolo d'oro. E invece niente, non sappiamo nulla. Veste bene Edoardo, ovviamente, ma mentre sul padre gli abiti non sembrano solo disegnati, sembrano predestinati, sul figlio gli stessi abiti sembrano solo lo svolgimento del buon compitino di un sarto mediocre. Ma più di tutto è il modo di fare a rendere evidente la distanza dall'avvocato. Sono famose infatti le battute e gli aforismi del magnate della Fiat, come quando ospite di Enzo Biaggi, che gli disse che Tommaso Buscetta, il pentito di mafia che fece crollare la cupola palermitana, era tifoso della Juventus, l'avvocato rispose: lo rivede lei? È probabile. Beh, gli dica che questa è una delle cose di cui non avrà da pentirsi. O come quando ai microfoni della trasmissione Mixer di Gianni Minoli disse questo sulle donne. Ecco, avvocato, parliamo di un'altra cosa frivola. Lei è un uomo molto amato dalle donne. Che effetto le fa questo? Se è vero, non può che farmi piacere. Ecco, ma l'amore per le donne, che cosa rappresenta nella sua vita? Se ha rappresentato qualcosa di importante? No, guardi, ci sono due tipi di uomini. Ci sono gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare. Di Edoardo ci sono invece pochissime brevi interviste e da questi pochi contributi si capisce che pur avendo una grande cultura, un lessico forbito, una mente abituata all'elasticità del pensiero filosofico, è totalmente sprovvisto di savoir-faire, che era invece la dote primaria del padre. Tutte le cose sono come Dio le vede, però questa è una cosa che accetto io, si può anche non accettarlo, però a prescindere dalla nostra opinione personale o la sua o la mia o di quell'altro, esiste al di fuori di noi una verità delle cose come sono sempre state e come sono. E questo le sa Dio. C'è solo un aspetto che lo rende assimilabile a tutti gli altri membri della famiglia, la Juventus.
Sin da piccolo la squadra di famiglia è per Edoardo una passione viscerale e il terreno del legame con il padre, una passione comune, una lingua che possono finalmente parlare insieme, dato che tutte le altre lingue, quella economica, culturale e soprattutto quella affettiva, li vedono impossibilitati a capirsi. C'è un episodio, non confermato, che alcuni giornalisti che si sono occupati delle vicende della famiglia Agnelli raccontano, secondo cui l'avvocato un pomeriggio avrebbe chiamato a casa per avvertire che Edoardo si preparasse poiché intendeva portarlo a vedere la Juventus allo stadio per una partita di Coppa. Il figlio allora aspetta eccitato e vestito di tutto punto dalle tate che il padre venga a prenderlo, ma l'avvocato si dimentica e va allo stadio senza Edoardo, che si risveglia l'indomani mattina con la sciarpa bianconera ancora al collo. C'è una cosa che dobbiamo tenere a mente sulla vicenda di Edoardo, ovvero che seppure molti degli aneddoti che lo riguardano sono probabilmente falsi, sono comunque verosimili e sono rivelatori. Sono, a volerla dire con un ossimoro, falsità plausibili. È plausibile e probabilmente non vero che l'avvocato abbia dimenticato il figlio a casa. È plausibile e probabilmente non vero che appena sceso dall'elicottero usasse salutare prima il cane del figlio, come altri sostengono. Quello che è sicuramente vero è che queste dicerie testimoniano di un rapporto complicato, di un affetto che non riesce a trovare un varco nella relazione padre-figlio. Sono troppo diversi perché possano capirsi. Come dicevamo, non sappiamo nulla della sfera sentimentale di Edoardo. Sappiamo però che aveva alcuni amici, soprattutto a Roma, città dove si trovava molto più a suo agio che nel suo feudo torinese. C'è un gruppo di ragazzi particolare che fa capo al conte Gelasio Gaetani d'Aragona Lovatelli. Sono figli di grandi famiglie nobili, tutti accomunati dalla stessa incapacità di stare nel ruolo che il rango imporrebbe. Edoardo viaggia tanto insieme a questi amici e da solo. Va in Iran, in Kenya, in India, in Grecia. Lo chiamano Crazy Eddie, perché quel soprannome gli è rimasto incollato dai tempi degli studi a Princeton. Il Crazy Eddie parla spesso al plurale maiestatis, come se parlasse per la famiglia o per conto di una non ben identificata proposizione politico-sociale, come se dovesse spiegare un programma di riforme. E crazy, sì, ma nella variante buona, Edoardo, tanto che i giornalisti, gli amici, i familiari e tutti coloro che lo hanno conosciuto ne parlano sempre come di un ragazzo affettuoso, mosso da intenzioni pure e con la testa piena di teorie filosofiche. Gli anni passano, l'avvocato invecchia ed il problema di quale debba essere il ruolo di Edoardo nell'impero di famiglia diventa sempre più pressante. A metà degli anni Ottanta, non sappiamo se per cooptazione paterna o per insistenza di Edoardo, gli viene concesso un posto nel consiglio d'amministrazione della Juventus. Lo si vede in alcune partite seduto in panchina accanto a Trapattoni. Ma guardi, io in panchina sono stato nella Coppa Intercontinentale alla fine del secondo tempo. Mi sono venuto adesso perché... per rafforzare il più possibile gli uomini, il morale di Michel che ho visto stamattina non mi sembrava eccellente, era assolutamente necessaria una vittoria. La scaramanzia quindi? Aiutarli a rafforzare il morale, non una scaramanzia, è anche un lavoro, rafforzare il morale dei giocatori è molto molto importante, io venendo in panchina ho provato a assistere il più possibile questo. Perché Edoardo in panchina, avvocato? Perché non lo sapevo nemmeno, ci è andato lui perché gli faceva piacere. Ha disobbedito il papà? No, non lo sapeva, non gli ho detto niente, non lo sapevo. Lui vorrebbe essere il presidente della squadra, ma non ha alcuna malizia, non ha il piglio del decisore, non ha la stoffa del manager. La tensione con la famiglia diventa evidente quando in un'intervista a Berardini per Tutto Sport, Edoardo suggerisce una certa stanchezza di Boniperti alla presidenza della squadra e l'esigenza quindi di una sostituzione. L'avvocato prende malissimo quell'intervista e il giorno dopo il giornalista viene convocato dai legali della famiglia insieme al direttore di Tutto Sport. Ma Edoardo, al telefono, scagiona il giornalista e conferma ogni singola parola dell'intervista. Verrà estromesso dal consiglio di amministrazione della squadra e al suo posto entrerà lo zio Umberto.
Anche questo episodio ci dice qualcosa della natura di Edoardo. Per lui non esiste compromesso, non esiste deroga alla propria integrità. Resosi conto della reazione della famiglia alle sue parole, potrebbe scagliare la colpa sul giornalista. Potrebbe provare a scagionarsi, ma non ci pensa su nemmeno un minuto. Conferma ogni parola. Poteva un uomo così, completamente privo di spregiudicatezza, dirigere una dinastia economica come quella degli Agnelli? Gli anni di cui stiamo parlando sono gli anni della divaricazione, del distacco progressivo dalla famiglia. L'evento che segna forse il punto di non ritorno è la fondazione da parte dell'avvocato nell'87 della società Dicembre, dove fa confluire i capitali dei membri della famiglia in modo da proteggere il patrimonio degli Agnelli. Gianni chiede al figlio Edoardo di firmare la cessione dei diritti ereditari in cambio di denaro e proprietà. Provate a immaginare che l'uomo che ammirate di più al mondo, l'uomo che dovrebbe insegnarvi a essere migliore di lui, l'uomo che vorreste vi insegnasse a prendere il suo posto un giorno, vostro padre, vi chieda di rinunciare proprio a quel posto, a ciò che siete per diritto, l'erede, il suo primogenito. Edoardo rifiuta di firmare la cessione dei diritti ereditari. Tutto ciò che verrà dopo nella vita di Edoardo, nei suoi rapporti con il padre e con la famiglia, non sarà altro che una continua caduta verso il baratro dell'umiliazione. Un avvitarsi di Edoardo attorno alla sua alterità e un avvitarsi della famiglia attorno al suo aspetto per questo figlio troppo strano e alieno. Ogni tanto viene raggiunto da microfoni o da cronisti Edoardo e le frasi che gli escono di bocca sono un'aperta contestazione a tutto il mondo della dinastia Agnelli. Parla di un capitalismo che ormai ha esaurito la sua funzione storica, di modelli produttivi che devono tenere l'individuo al centro e soprattutto insiste, nettamente in anticipo sui tempi, sulla sostenibilità ambientale della produzione. È strano vedere come Edoardo faccia tutto questo non come ci si aspetterebbe da un figlio ribelle. Non urla, non ostenta la propria diversità e soprattutto non odia. Quel padre che lo vuole estromettere dalla linea ereditaria, quel padre che non crede in lui, rimane comunque oggetto dell'amore filiale di Edoardo. L'avvocato Gianni Agnelli non sembra capire questo amore del figlio misto alla sua ribellione, o forse dobbiamo immaginare che ci fosse un rapporto speculare che il padre, in fondo, provasse qualcosa di molto simile. Da una parte un grande affetto per il figlio, dall'altra la rabbia, per quella sua natura che ai suoi occhi appare storta, per la sua attitudine ostile, per il suo non volersi piegare ai modi e ai tempi dello stile Agnelli. I due, padre e figlio, vanno avanti a farsi del male, fino a quando a un certo punto l'avvocato designa il cugino di Edoardo, Giovanni Alberto, detto Giovannino, come futuro erede alla guida dell'impero di famiglia. Questa è una ferita molto forte per Edoardo, non solo perché si vede preferire il cugino, ma anche perché proprio a quel cugino è molto legato. Si dice che Edoardo abbia scritto una lettera infuocata al cugino e che Giovannino gli abbia risposto promettendogli che, una volta sedutosi sul trono, gli avrebbe affidato ruoli importanti nella gestione del gruppo. Se l'avvocato ferisce il figlio con la nomina di Giovannino, Edoardo non tarda a restituire il colpo al padre quando il 20 agosto del 1990 viene arrestato in Kenya per possesso di eroina. In questo episodio, più che in molti altri, viene fuori in maniera evidente la fragilità di Edoardo. Cerca di giustificarsi con i cronisti, racconta una storia strana, cerca di ribaltare le responsabilità sostenendo di aver lui stesso denunciato uno spacciatore presente nell'albergo e che poi la polizia avrebbe trovato una minuscola quantità di eroina in un pacchetto di sigarette presente nella sua camera. Noi non sappiamo come andarono davvero le cose, ma come vedremo anche per molti altri aspetti, la verità dei fatti è assolutamente irrilevante nella vicenda di Edoardo. Quello che rimane e che conta è invece il modo di stare al mondo di questo ragazzo, di Crazy Eddie. Ecco quello che dice Edoardo una volta raggiunto delle telecamere in Kenya.
Girando tra queste case, un pomeriggio ho visto un australiano che ha praticato un'iniezione di fronte al locale. Ne sono andato da quella stanza stando male, perché dico, se anche qui cominciano in questo modo, si rovinano. Sono andato dalla polizia e ho detto, c'è un australiano che abita in questo albergo, ha una siringa nella sua tasca. Dal che a Watamu è arrivata la polizia su segnalazione, mi ha perquisito personalmente, non mi ha trovato niente addosso, hanno perquisito gli altri due che erano con me nella stanza, non c'era niente addosso. Hanno visto nella stanza vicino, era presente in un pacchetto di sigarette 0,300 mg di un distillato di morfina. Sa, io quello che ci tengo anche molto è che papà sia tranquillo, dentro se stesso, che sia tranquillo, che si senta tranquillo, perché sono molto legato, io perlomeno sono molto legato effettivamente a quell'uomo. Anche la mamma vorrei che non... Mi ha sentito? Il mondo passa... Sì, ho sentito papà, è un po' nervoso. Insomma, io ci tengo che sia tranquillo. Lo avete sentito, no? Dice, io quello che ci tengo anche molto è che papà stia tranquillo. Dentro se stesso che stia tranquillo. Sono molto legato, io perlomeno sono molto legato a quell'uomo. È un uomo di 36 anni quello che parla, non più un ragazzino, eppure evidente, scandaloso e struggente allo stesso tempo. Il piglio da bambino che chiede scusa per averla fatta grossa. Inutile dire che, se mai ancora ci fosse stata una speranza di vedersi attribuito un ruolo dalla famiglia, la vicenda di Malindi metterà sostanzialmente fine a ogni spiraglio per Edoardo. Negli anni che seguono, in qualche modo tira avanti, si dedica sempre più ai viaggi, agli studi teologici e alle lettere. Scrive tante lettere Edoardo e le indirizza ai grandi personaggi, ai capi di Stato come Mitterrand, Kissinger, al Papa, ai direttori di giornale. Anche in questo si rimane irrimediabilmente affascinati dal candore di quest'uomo. Non ha un ruolo neppure secondario nelle fortune della sua famiglia, eppure sente di avere l'autorità e il peso specifico per consigliare capi di Stato e segretari di partito, per informarli della sua visione delle cose, come farebbe un presidente emerito. È di questi anni un viaggio intervista che Mario Gianni filma seguendo Edoardo attraverso la Turchia, l'India, il Pakistan e l'Afghanistan. Edoardo attraversa quei luoghi per studiarne le credenze religiose, per continuare sull'onda dei suoi studi universitari. Si vede in maniera chiara e inequivocabile che ha le stelle per il fatto di essere finalmente il protagonista di qualcosa, per avere a piena disposizione un microfono attraverso cui poter dimostrare di che pasta è fatto e che intelligenza fine possiede. Ma c'è un passaggio chiave in questo breve documentario che ci dice tutto il dramma interno Edoardo e tutte le difficoltà relazionali con il padre. Chi è Edoardo Agnelli oltre a essere figlio dell'avvocato? Un uomo come gli altri. C'è una cosa nella vita che avrebbe voluto fare o avere che non sia ancora riuscito ad ottenere? Per usare un termine buddista, il nirvana collettivo. Cosa intende per nirvana collettivo? Bisogna studiare il buddismo. Chi è la figura che l'ha più influenzata culturalmente? Gesù Cristo. Suo padre, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa, alludendo ai figli, ha detto che non ama i privilegi e la vanità e che apprezza ormai solo la forza interiore. Si riconosce in qualche maniera in queste parole? Fondamentalmente sono parole giuste. Che rapporto ha con suo padre? Buono. Ha mai pensato o avuto la tentazione di svolgere ruoli dirigenziali? No. Direi fondamentalmente di no. Ma perché no? Perché non sono un manager. Quale sarà il suo ruolo nel momento di una successione? Ma il mio ruolo non deve cominciare in una successione. Il mio ruolo c'è.
Ripercorriamo quello che abbiamo appena sentito. Il giornalista chiede a Edoardo: chi è Edoardo Agnelli oltre a essere il figlio dell'avvocato? È la regina di tutte le domande, l'asse centrale attorno a cui si attorciglia la personalità di Edoardo. Chi sono io oltre a essere il figlio dell'uomo più affascinante, ricco, potente e riconosciuto d'Italia? Edoardo ha lo sguardo teso, intuisce dove si andrà a parare e risponde minimizzando: un uomo come tutti gli altri. Il giornalista torna con un'altra domanda. C'è una cosa nella vita che avrebbe voluto fare o avere che non sia riuscito ancora a ottenere? Lo sguardo di Edoardo si fa sempre più consapevole che la luce su di lui si sta spostando sulla sua condizione di erede mancato. Svicola, quasi per prendere tempo, parlando di nirvana collettivo. Che significa? Chiede il giornalista. Già, che significa? Chissà quante volte se lo è chiesto il padre, ma che significa quello che dice Edoardo? Di cosa diavolo è appassionato? Cosa c'entra tutta questa religione, questa spiritualità con il mondo là fuori che brulica di donne, di motori, di barche, di sci e di champagne? Bisogna studiare il buddismo, risponde Edoardo. Poi ancora un paio di domande di riscaldamento finché non arrivano le due domande più importanti. Che rapporto ha con suo padre? Buono, risponde Edoardo, ma in video vediamo una smorfia, come se il viso tradisse tutta la tensione sottostante. Ha mai pensato di svolgere ruoli dirigenziali? No, direi fondamentalmente di no. Ma perché no? Perché non sono un manager. E qui è evidente che Edoardo ha interiorizzato la sfiducia paterna verso un suo possibile ruolo manageriale, ma al tempo stesso il non avere un ruolo dirigenziale non significa non poter avere un ruolo di guida, di indicazione e di visione prospettica del futuro dell'azienda. Quale sarà il suo ruolo nel momento di una successione? La risposta di Edoardo, per il contenuto e per l'espressione del viso, è struggente. Ma il mio ruolo non deve cominciare con una successione, il mio ruolo c'è, è. Io sono qui, io ci sono, che piaccia o meno, io sono l'erede naturale. Per una vita intera ogni gesto, ogni pensiero di Edoardo è stato passato al setaccio di una valutazione binaria. È adatto o non è adatto a sostituire il padre? Ma lui è un uomo come tutti gli altri, ce l'ho detto prima, è un essere umano, è un figlio che merita di essere educato, seguito, voluto bene come figlio e non solo come erede. Il mio ruolo c'è, che vi piaccia o meno, io ci sono, non sono come lui, non sarò mai come il vostro amato avvocato, ma ci sono, esisto. La vita di Edoardo va avanti, sempre dietro le quinte, in attesa di varcare il palcoscenico. Ha un legame molto forte con la sorella Margherita, alla quale scrive una lettera che è molto struggente rileggere adesso, con la consapevolezza che alcuni anni dopo si suiciderà. Edoardo è un grafomane, eppure questa lettera, tra l'altro non ufficiale ma attribuita, è l'unica pagina che possediamo tra quelle da lui scritte. C'è speranza, c'è timore, c'è un grande affetto e la consapevolezza di essere un animale fuori razza. Ora torno in Italia, Margi. Rientro a casa. Sono felice, ma anche un poco in tensione. Papà mi ha parlato, l'ultima volta che ci siamo sentiti, di alcuni lavori e di certi progetti dei quali, lo confesso, nel particolare ho capito ben poco. Oppure ho capito troppo bene. E ora ho paura di aver inteso una canzone stonata. Insomma, Margherita, sto per cominciare a vivere come le regole della nostra famiglia impongono di fare. Sono certo di essere adeguato e all'altezza di questo compito, ma so anche, perlomeno è una fastidiosa sensazione che mi punge l'anima come una spina delle splendide rose bianche del tuo giardino, che dovrò giocoforza scontrarmi con fatti e con persone distanti anni luce da me. Come da te, del resto. Tu l'hai sfangata di lusso. Sei la bimba di casa e alle donne della nostra famiglia, lo sai bene anche tu, è concesso levitare. Anzi, meglio se lo fanno. Lo sai bene che la mia mente vola alto sopra le megalopoli industriali e osservando con attenzione sotto, vede poco di buono e tantissimo da trasformare. Vorrei per questo che papà mi stesse vicino per accompagnarmi lungo i primi passi del percorso che immagino sarà lungo,
è assai impegnativo. Mi auguro proprio che questo accada, anche se pensandoci provo un disagio simile alla paura. Papà mi ha dato appuntamento a Torino. Da lì mi ha detto andremo a Cap d'Antibes per imbarcarci sulla Caprice, la nostra barca. L'importante è che si riesca a stare un poco insieme io e nostro padre. Se non si annoia prima, come spesso gli capita, dovremmo far vela per una settimana intera sul mare della Costa Azzurra. Sarà una novità. Dirò a lui ciò che ho detto già mille volte a te e vedrò come la prende. Credo proprio sia l'unica cosa sensata che io possa fare in questo momento così delicato della mia vita. Oltre che alla sorella, è molto legato anche ad alcuni amici e alla città di Roma. Trova le loro case e quelle dei parenti del ramo materno, i Caracciolo, molto più accoglienti della propria. Pratica alle volte il paracadutismo con Gaetani Lovatelli. Questa è una nota del tutto stonata nel personaggio di Edoardo, lui che non ha mai dimostrato coraggio, che non si tuffa come il padre dalla barca, che non si butta nella mischia, che preferisce piuttosto rimanere in disparte. Edoardo il pavido fa paracadutismo. Si lascia cadere nel vuoto, ma non si lascia andare agli amori. O se lo fa, nessun amore diventa noto ai rotocalchi. Alcuni giornalisti raccontano di come ci sarebbe stato un divieto ben preciso che impediva loro di intervistare Edoardo, di paparazzarlo, di esporlo in pubblico, almeno di non vedersi tutto il potere della famiglia Agnelli scagliato contro e di avere quindi problemi seri nella propria carriera giornalistica. Nessuna relazione nota, tanti viaggi, consumo di eroina e tentativi di uscirne, finché il 13 dicembre del 1997, dopo una malattia fulminante durata appena 6 mesi, il cugino Giovannino, il delfino, il principe che gli ha promesso che una volta al potere avrebbe avuto un ruolo al suo fianco, muore all'età di 33 anni. La morte di Giovannino è un dramma terribile per la famiglia, che si vede rubare via la speranza della continuità, la possibilità che il mondo della Fiat e dell'intero gruppo non finisca con l'avvocato, che nel frattempo ha a sua volta cominciato una lotta contro un tumore. Il dolore per la perdita di Giovannino è forte. E per sanarlo, per metterlo a tacere, l'avvocato decide che è urgente trovare subito un nuovo delfino, sostituire la perdita di Giovannino con un'alternativa. E così, pochi giorni dopo, viene nominato John Elkann, detto Yaki, nel consiglio di amministrazione della Fiat. John è il figlio di Margherita, la sorella di Edoardo. È un ragazzo di 22 anni. Ecco cosa dice in una intervista il suo amico Gaetani Lovatelli. Ha un po' sofferto quando i generali dell'avvocato, che erano Gabetti, grande Stevens, hanno deciso che sarebbe stato Yaki il successore di Giovannino. E lui l'ha saputo quasi dai giornali questo, e quindi è rimasto molto male come uomo, come persona sensibile, perché di nuovo ne usciva il figlio coglione che non aveva i requisiti per guidare un'impresa grossa come la Fiat. Provate a pensarci. Pensate di essere il figlio del re, di avere 44 anni, di cercare da una vita di essere all'altezza del padre, pur essendo fatti di una pasta completamente diversa dalla sua, di vedervi a un certo punto preferire un cugino e poi, quando il destino se lo porta via a 33 anni, di dover subire lo smacco di vedervi messi da parte per fare spazio a vostro nipote, quello che avete visto crescere, quello che probabilmente ha imparato da voi a calciare una palla.
Edoardo non ci sta e concede un'intervista al Manifesto. Sì, il Manifesto, il quotidiano comunista. Può esistere organo di informazione più inviso alla più grande famiglia capitalista del paese? L'intervista è datata 15 gennaio 1998 e in alcuni passaggi risulta a dir poco incredibile. Edoardo va giù duro, prima con uno dei suoi discorsi sulla fine del capitalismo. Resta solo il mito dell'accumulazione del denaro, un mito molto più pericoloso per i giovani di quello della droga. Ci si preoccupa perché i ragazzi ricorrono agli spinelli o ai narcotici e non si capisce che stiamo andando verso un mondo basato solo sulla misura del conto in banca. Fa riferimento a San Francesco e a Marx. Sono contrario a ogni forma di violenza politica e vedo, anziché una rivoluzione, una trasformazione della società. Una forma di marxismo riformato quale si sta studiando presso la Fondazione Gorbaciov. E poi, come sempre accade ad Edoardo, si finisce lì dove il dente duole, la successione. Edoardo si schernisce, dice di non aver mai voluto fare il manager e poi si toglie finalmente una serie di sassolini dalla scarpa. Parla della nomina di Giovannino, dicendo di aver chiesto al padre e allo zio che bisogno ci fosse di anticipare così i tempi e di nominarlo così tanto prima del tempo. E poi si scaglia sulla nomina di John Elkann con una durezza incredibile. Non si nomina un ragazzo pochi giorni dopo la morte di Giovanni Alberto per riempire un posto. Se quel posto fosse rimasto vacante per qualche mese, almeno il tempo del lutto, non sarebbe successo niente. Invece si è preferito farsi prendere dalla smania con un gesto che io considero offensivo, anche per la memoria di mio cugino. Se fosse dipeso da me, non avrei operato quella sostituzione in tempi così stretti, né avrei fatto quella scelta. Una scelta negativa per la Fiat e per lo stesso ragazzo, un ragazzo in gamba che rischia di venire sacrificato in un gioco più grande di lui. Io ho grande rispetto per la Fiat e per i suoi manager, che sono molto bravi. Ma come si giustifica, di fronte a un'assemblea di azionisti, la presenza in consiglio di un ragazzo di 22 anni? Quali consigli può dare sulle strategie aziendali? Il giornalista obietta che anche il padre è stato nominato a 22 anni dal bisnonno ed Edoardo risponde: ma erano altri tempi e c'era un altro spirito, lo spirito di mio bisnonno, il fondatore della Fiat. Oggi invece una parte della mia famiglia si è fatta prendere da una logica barocca e decadente, senza offesa per nessuno. Siamo vicini al gesto di Caligola che nominò senatore il suo cavallo. La Fiat è un'azienda seria, non un club per ventenni. E poi quella designazione fa male al ragazzo. Se lei avesse un figlio di 20 anni, lo metterebbe in una situazione del genere? Un posto in consiglio di amministrazione deve essere il coronamento di una vita in azienda. Non può essere dato così. Nella fine, non è difficile immaginare quali tensioni abbia fatto esplodere questa intervista in famiglia. Quelle sono le ultime parole di Edoardo in pubblico, l'ultima intervista. Comincia un periodo durissimo in cui Edoardo ingrassa fino a superare i 100 kg. E poi la depressione che lo accompagna fino alla mattina del 15 novembre del 2000, quando prende l'autostrada Torino-Savona, passa davanti a un viadotto, lo supera ed esce al casello di Fossano. Percorre l'autostrada in senso inverso, poi esce di nuovo al casello di Marene, torna nuovamente in direzione Savona, passa ancora sul viadotto, questa volta accosta. Lascia il bastone, la patente in bella vista sul cruscotto, si arrampica sull'auto, scavalca il parapetto e si lascia cadere da 80 metri di altezza sul greto del fiume Stura. Secondo le ricostruzioni, il cadavere viene scoperto circa mezz'ora dopo da un addetto alla manutenzione stradale. Viene avvertito subito l'avvocato, che si reca sotto il viadotto a riconoscere il figlio.
è in piedi, è re d'Italia. È l'uomo più invidiato del paese, nel momento meno invidiabile della sua vita. Le testimonianze dicono di un lungo silenzio dell'avvocato, come se di colpo la sua esuberanza, la sua vitalità, la sua sfrenata fame di vita si fossero obbligate a una pausa attonita al cospetto della morte. Pare che quando riprese a parlare l'avvocato disse: «È stato coraggioso. Ci vuole un gran coraggio per fare quello che ha fatto». Finisce così il percorso di Edoardo, con uno schiaffo terribile in faccia alla famiglia, con una risposta che è così atroce da sembrare una scalata ostile. Lui che non era mai stato preso in considerazione, lui che non aveva mai avuto un ruolo, adesso si conquistava un ruolo tremendo e impietoso nella loro psiche. Lui che non aveva mai avuto controllo azionario sull'azienda, adesso prendeva controllo totale della disperazione dei genitori. Ci sono dei filmati al funerale di Edoardo in cui i cameraman insistono sul volto del padre. Mette i brividi vedere nel viso solcato dalle rughe di Re Gianni Agnelli lo stagliarsi di un dolore che è innanzitutto stupore e sorpresa, e per questo è più intollerabile. È come se in un colpo solo stesse pagando il prezzo di tutto ciò che di bello gli è successo nella vita. L'avvocato morirà 3 anni dopo. Ma a detta di tanti che gli sono stati vicino negli ultimi anni, era morto già quella mattina in cui ha dovuto riconoscere il figlio suicida. Ora ci toccherebbe descrivere tutte le varie e molteplici declinazioni complottiste che hanno avuto origine dal suicidio di Edoardo. Sarebbe cura doverosa di chi affronta questa vicenda entrare nel merito di liti per questioni ereditarie, di interessi di poteri forti per escludere Edoardo dalla linea di successione e dal conseguente controllo del gruppo di famiglia. Ma il fatto puro e semplice è che non crediamo a queste teorie complottiste e più in generale non ci convince l'idea che il mondo possa essere compreso per mezzo di questa assurda e dilagante passione per l'occulto e l'occultato. Elenchiamo però le varie teorie del complotto, non per suggerire che Edoardo sia stato ucciso, ma perché a loro modo costituiscono come dei reperti, dei cimeli che alle volte dicono di chi li possedeva più di quanto sapesse il possessore stesso. Innanzitutto c'è la questione del pigiama. Il cadavere di Edoardo indossava il pigiama sotto al vestito. Questo particolare viene usato come dimostrazione evidente della tesi dell'omicidio, perché viene considerato impensabile che uno si suicidi con il pigiama sotto. E qui, se la materia non fosse tragica, ci sarebbe davvero da ridere. Come se uno che deve suicidarsi potesse importare qualcosa dell'abito. Come se uno che decide di suicidarsi possa essere pienamente in possesso delle proprie facoltà razionali. E poi è inevitabile la domanda: ma che razza di complotto è quello architettato da gente che non ha nemmeno la sveltezza d'ingegno di capire che è opportuno spogliare il cadavere e vestirlo senza il pigiama sotto? Ma al di là del complotto, questo particolare ci dice qualcosa di Edoardo, ci comunica di nuovo la sua fragilità, il non voler sentire freddo in pieno novembre a Torino, come quando si era piccoli e si sentiva con un'assurda ferita il doversi togliere il pigiama di mattina per lavarsi, vestirsi e andare a scuola. E allora perché no il pigiama? Perché non lasciare questo freddo mondo con il conforto finale di un pigiama? Perché non minare anche con questo dettaglio insignificante l'ansia di apparire del padre? L'altro appiglio di chi teorizza il complotto è poi il fatto che fosse troppo grasso e fuori forma per scavalcare la protezione del viadotto e lasciarsi cadere giù. Anche qui smontare la tesi è facilissimo. L'auto era parcheggiata in modo tale da poter essere utilizzata come scala per scavalcare il muretto, che comunque era alto solo 1,50 m, mentre Edoardo era alto 1,90 m. Resta il fatto però che era molto grasso,
E questo ci dice di una rinuncia all'apparire, forse della consapevolezza che ormai era tutto finito e che mai avrebbe potuto recuperare il rapporto con il padre e un ruolo nella dinastia. A quel punto, se tutto era finito, perché non mangiare senza freno? Perché non concedersi tutto l'aiuto antidepressivo che il cibo poteva dargli? Poi l'altro elemento è l'assenza di scorta. Ad Edoardo è assegnata una scorta, ma quella mattina nessuno lo segue. Com'è possibile che nessuno l'abbia seguito? Sarebbe utile però che chi propone questa tesi ci spiegasse come mai la scorta non l'aveva seguito nemmeno nei 3 giorni precedenti, quando Edoardo aveva più volte attraversato lo stesso tratto di autostrada per studiare il punto da cui buttarsi. Intervistati in vari documentari, gli amici e i parenti confermano che Edoardo spesso si liberava della scorta e che il suo controllo non era così stretto come si potrebbe pensare. Cosa ci dice allora di Edoardo l'assenza di scorta? Ci dice che in fondo non era così importante, in fondo non costituiva nemmeno più un obiettivo di sequestro, irrilevante a fini dinastici. Negletto dal padre troppo occupato a giocare a fare il re e dalla regina madre Marella, che preferisce occuparsi dei suoi giardini piuttosto che dei suoi figli, Edoardo diventa irrilevante persino come obiettivo di chi vuole male agli agnelli. Altre teorie del complotto, tra cui persino una iraniana, incardinano la loro tesi su una presunta conversione di Edoardo all'Islam e focalizzano il sospetto sul ramo di origine ebraica della famiglia, ovvero gli Elkan. Su questo però tutti concordano nel dire che l'interesse di Edoardo è un interesse intellettuale, è un fascino più filosofico che spirituale e che non si è convertito all'Islam, ma che semplicemente studia con trasporto e acume le religioni e quindi anche l'Islam. Diciamo però che ogni arma utilizzata dai complottisti per imbastire teorie bislacche è un terreno per noi per una maggiore comprensione di Edoardo. E anche qui questa passione per le religioni ci dice in fondo di una scelta obbligata. Se tuo padre è l'uomo più abile a districarsi nel mondo terreno, a cogliere tutti i frutti proibiti delle donne che lo popolano, a indirizzare su di sé l'ammirazione di tanti suoi contemporanei, beh, tu a quel punto hai solo una scelta, hai solo un campo dentro cui provare a mettere alla prova te stesso, il piano ultraterreno. Infine c'è la teoria del mancato biglietto. I professionisti del complotto dicono: com'è possibile che un grafomane come Edoardo non avesse scritto un biglietto d'addio? Qui le obiezioni di buonsenso sono tante, a partire dal fatto che non tutti i suicidi, seppur grafomani o logorroici in vita, decidono di mandare un ultimo messaggio, per poi passare al fatto che il giorno precedente aveva sentito al telefono tutti quanti i suoi amici, per finire con la constatazione che in fondo non ci può essere un messaggio più esplicito dell'atto stesso del suicidarsi in questo modo. Non ci si tuffa ad 80 metri per un raptus improvviso dopo 3 giorni di sopralluogo. Non si sceglie una morte così coraggiosa se non si vuole dire con chiarezza: io il coraggio di essere me stesso ce l'ho avuto. Sei tu che non hai avuto il coraggio di accettarmi per quello che sono. Ma oltre a dirci tanto di Edoardo, in fondo le ipotesi complottiste possono rivelarci parecchio dei complottisti stessi. Per quale ragione questa gente non riesce ad accettare l'ipotesi più ovvia? Perché per loro è così difficile mandare giù il suicidio di Edoardo? Che cosa li spinge alla ricerca di altre spiegazioni? Che cosa li spaventa? Forse la risposta sta tutta nello stridente binomio denaro e infelicità. Accettare che la vita del figlio più ricco d'Italia fosse invivibile significa dire a se stessi che c'è altro, che tutto quell'impianto esistenziale orchestrato attorno alla ricerca del denaro è friabile, si sgretola con un niente se non è accompagnato da un progetto di vita, da uno scopo. E allora in fondo in che cosa la nostra vita è davvero più degna di essere vissuta di quella di Edoardo? Non siamo tutti ancora lì, a vario titolo, a dire ai nostri genitori che ci siamo, che devono accorgersi di noi, che siamo la giusta evoluzione di quello che loro sono stati, che incarniamo il loro sogno di eternità? Non siamo forse sempre tutti alla ricerca della conferma della nostra insostituibilità? Non abbiamo tutti, a vario titolo e con varie fortune, una partita aperta con il nostro ruolo in società? Questa è una storia strana. La storia di una sconfitta, certo, ma diversa da tutte le altre. Questa è la storia paradossale di un figlio di papà,
di uno che è stato sconfitto non perché volesse diventare qualcosa che non era ancora, ma perché non è riuscito ad essere ciò che era sempre stato per diritto di nascita. La storia di un avvenire mai avvenuto. Una storia rara, come rare sono certe fortune economiche, eppure al tempo stesso universale. Perché la partita che ha giocato Edoardo è quella che cerchiamo di giocare tutti, e la sua sconfitta è la sconfitta che capita a tutti noi a diverso titolo e con diverse intensità. Non è diventare qualcuno il problema, ma diventare uno, noi stessi. Il punto non è ambire ad essere qualcosa che non saremo mai, ma trovare la forza di essere autenticamente ciò che siamo sempre stati. Gli insicuri eredi di un passato che i nostri padri ci hanno venduto come l'età dell'oro. Noise Reduction Studios vi ha presentato Gli Sconfitti, scritto da Alessio Cuffaro con la regia di Igor Mendolia. Le voci sono di Alessio Cuffaro e Igor Mendolia. Voce aggiunta Saulo Lucci, voice coach Katia Capato. Il sound design e il montaggio sono di Igor Mendolia. Cover design Carolina Gallo. Distribuzione e promozione Jacopo Delmastri.